Pierre Ducan, collegato con noi da Parigi, adesso si materializza. Buonasera. Qui lei è rappresentato da una strepitosa bistecca alla Fiorentina, alta non so quanti metri. La sua dieta, che sta andando di moda in tutto il mondo, prevede invece solo proteine, senza che noi possiamo toccare nemmeno un filo di questi amati spaghetti. Ma si può andare avanti così? No, pas du tout. No, assolutamente no. Innanzitutto io non mi limito alla carne, io non mi limito affatto alle proteine. Ho una fase di 4-5 giorni, secondo il peso da perdere, durante la quale si mangia la carne, ma anche del pesce, frutti di mare, uova, prosciutto, delle verdure, e degli altri vegetali per qualche giorno. Ho capito, però dico, la pasta, che per noi italiani è un alimento piuttosto amato, non la dobbiamo toccare mai facendo la sua dieta. Nella mia dieta ci sono quattro fasi: due fasi per dimagrire e due fasi per stabilizzare il peso. Le due fasi per dimagrire non durano mai più di 2 o 3 mesi, soprattutto quando c'è molto peso da perdere. Nel corso di queste due fasi si ha il diritto a 76 elementi. Agli italiani piacciono le verdure, quindi questo non è un problema. Sì, ma la pasta la possiamo mai mangiare o no? I carboidrati li possiamo mai mangiare o no? Sì, ma a partire dal terzo e quarto periodo, non nella prima e seconda fase. Ho capito, adesso approfondiremo. Dimagrire è una lotta, dimagrire non è significa divertire una ragazza, ma è un qualche cosa che tocca la salute, il cuore, il diabete, il cervello, il cuore. Quindi non si tratta di un qualche cosa di cui ridere, di cui divertirsi, sono delle cose che possono uccidere, quindi non ci si deve permettere parlare di pasta a colazione per 2 giorni, è una cosa assolutamente ridicola. Bene. Bisogna sapere che dimagrire è una cosa che riguarda la medicina, è una cosa medica, cioè non si può dire colazione, pasta la mattina, quindi... Chiarissimo. Ester Vanni sul metodo Ducan. Vediamo, andiamo nel merito. La dieta Ducan è articolata in 4 fasi e fin dai primi giorni assicura risultati sorprendenti. Fase di attacco, durata media 5 giorni, consente di mangiare senza limiti di quantità né vincoli di orario alimenti ricchi di proteine. Fase di crociera, durata media 1 settimana per ogni chilo da perdere, si basa su un regime di proteine a cui si associano le verdure e permette di raggiungere il giusto peso. Fase di consolidamento, durata media 10 giorni per ogni chilo perso. Vengono integrati frutta, pane, formaggio, cereali e 2 pasti della festa, in cui ci si può concedere un po' di tutto. Ultima fase, di stabilizzazione, prevede il consumo di ciò che si vuole per tutta la vita, 6 giorni su 7, con 3 imperativi. Un giorno alla settimana, il giovedì, solo proteine pure. L'assunzione di 3 cucchiai di crusca d'avena al giorno e l'abbandono dell'uso dell'ascensore. Questi i principi della dieta del dottor Pierre Ducan, medico nutrizionista francese che da più di 30 anni si occupa di comportamento alimentare, che ha fatto dimagrire 2 milioni di francesi e 15 milioni di persone nel mondo, compresa la bella Kate Middleton, senza soffrire. Entriamo nel dettaglio. Nella fase di attacco, da 1 a 10 giorni, dipende da quanto peso si deve perdere, ma anche dall'età, il paziente ha il permesso di nutrirsi di sole proteine, scegliendo tra 78 alimenti, carni di manzo, vitello, pollo, fegato, oppure pesce, crostacei, uova. Ducan promette che la fame, dopo 3 giorni, scompare. Facciamo l'esempio di un menu a base di proteine pure. Prima colazione, caffè o tè amaro o con aspartame, 1 yogurt magro oppure 1 fetta di tacchino o 1 fetta di pollo o 1 uovo. Pranzo, insalata di manzo, salmone crudo. Cena, 200 g di formaggio magro, polpa di granchio, vitello, 1 yogurt. Nella seconda fase, quella di crociera, alle proteine pure si aggiungono le verdure, scegliendone tra 28 consentite. Ecco un menu tipo. Colazione come sopra. Pranzo, insalata di endivia con gamberetti, fegato di vitella con spinaci, 200 g di formaggio magro.
Cena, una fetta di salmone affumicato, pomodori ripieni, un budino di latte scremato. Il condimento, niente grassi, niente burro e neppure olio di oliva, solo una vinaigrette preparata con olio di vasellina. È necessario bere molta acqua poco mineralizzata e camminare almeno per 30 minuti al giorno. A questo punto, raggiunto il giusto peso, è indispensabile affrontare la delicata fase di transizione nella quale il corpo tenderà a riprendere i chili perduti, ma questo non succederà se si seguono le regole. Infine, la fase di stabilizzazione, in cui si torna all'alimentazione normale 6 giorni su 7. È consigliato a chi ha intenzione di perdere più di 7 kg di tenere informato il medico curante. Comunque il dottor Ducan e i suoi collaboratori sono presenti un'ora al giorno su internet per monitorare i risultati dei pazienti e rispondere a ogni loro dubbio. Allora, posso credo che l'unica cosa, la cosa che dal servizio viene fuori è che dice a un certo punto però bisogna tener conto del medico curante. Se la mia esperienza lo sono andato, dottor professor Migliaccio, il medico curante era lui. Cioè, nel senso, questa è la differenza sul piano del rapporto equilibrato e la scientificità del modo di applicarsi a educare anche uno stile di vita, a dare alcune formule, diciamo quasi matematiche da questo punto di vista. Però se invece io devo andare, che seguo il dottor Ducal, la dieta, e poi devo anche consultare il medico di famiglia, allora tanto vale che mi faccio prescrivere a medico di famiglia, faccio prima, certo, insomma, non mi pare che bisogna scrivere libri da questo punto di vista. Come? Lo farà meglio. Allora, sì, no, ho ragione. Ho la sensazione che l'unica cosa che il professor Migliaccio condivide completamente di questa ricetta, di questa dieta, sono i 30 minuti di passeggio, sì, di camminata. Sì, ma certo. Neanche le scale a piedi, perché una persona molto grassa, con un'alterazione, uno scompenso di circolo, oppure con la valvulopatia, che se faccia le scale, gli fa male. Per cui camminare sì, ma neanche fare le scale a piedi. Allora, che cosa non le piace della dieta di Ducan? No. Tutto. Non c'è niente. Perché? È pericolosa. È pericolosa. È pericolosa, sì, è pericolosa perché dare soltanto le proteine, intanto per fare un calcolo bisognerebbe mangiare qualcosa come 1,2 kg, 1,5 kg di carne al giorno, insomma, il che è veramente assurdo. E poi avremmo, secondo questa metodica, 5 grammi di proteine per ogni chilo di peso, cioè delle cose grossissime che fanno male al fegato e fanno male ai reni. La mia paura, dottore, non è il singolo, la singola persona che fa la dieta, è la problematica diciamo nazionale o mondiale in questo caso, cioè delle patologie che si possono instaurare con una dieta di questo genere, dall'ipertensione all'aumento del colesterolo, tanto per citarne due, per cui scusi se vado un po' in alto, con un costo sociale molto alto. Mi scusi, lei quindi mette in conto che uno possa dimagrire anche con questa dieta? Ma direi che è una cosa di secondaria importanza. Ma che ha dei danni collaterali formidabili. Dei danni collaterali formidabili. E poi, allora, dottore, un'altra cosa, mi scusi, che bisogna dirle tutte. A livello individuale si può fare quello che si vuole, ma dobbiamo anche pensare che una dieta esclusivamente proteica incide in modo pesante sul riscaldamento del pianeta. Le sembrerà strano, ma se noi moltiplichiamo queste cose per miliardi di persone che lo possono fare, sull'effetto serra. Perché? Cioè non si può perché? Pensare, perché l'allevamento della carne, se è eccessivo, c'è una produzione di metano. Questo aumenta. Adesso lasciamo un momento l'effetto serra e fermiamoci alle nostre povere cose. Ma per dire che dobbiamo guardare pure le cose un po' più là e non pensare all'individuo. Dottor Ducan, lei ha sentito che il professor Migliaccio, che è un'autorità in Italia, sostiene che con la sua dieta si può dimagrire, ma i danni collaterali al fisico possono essere estremamente gravi. La replica.